Vorresti realizzare una mascherina in tessuto fai da te? Vorresti personalizzare le tue mascherine con i tessuti che più preferisci, anche in versione bicolore? La tasca filtro interna ci permette di andare ad inserire un eventuale filtro o anche la mascherina chirurgica e poi, voilà, chiudere e riavere la mascherina pronta da indossare. Il trucco del passante per l'elastico ci permette di personalizzare l'elastico della misura che più preferiamo e al tempo stesso di togliere l'elastico e staccarlo ogni qualvolta dopo i lavaggi abbiamo bisogno di inserire un elastico nuovo. Se hai voglia di realizzare una mascherina fai da te in stoffa con tasca filtro ed elastici personalizzabili, sei nel video tutorial giusto. Ciao, sono Sara Pogliese e ti do il benvenuto nel mio canale YouTube. Vediamo assieme il video tutorial di oggi. Bentornate cuci amiche e cuci amici nei miei video tutorial di cucito creativo e benvenuta a te, nuova cuci amica, se è la prima volta che vedi un video sul mio canale. Oggi realizziamo assieme un modello di mascherina in tessuto fai da te con filtro. La realizziamo con il filtro, io ve l'ho realizzata qui bicolore affinché possiate meglio intendere l'oggetto di questo video tutorial perché nel suo lato rovescio, dunque questo lato bianco, è dotata di una tasca comodamente apribile per potervi inserire il filtro e poi voilà, in men che non si dica abbiamo richiuso la tasca e la nostra mascherina è perfetta e pronta per essere indossata. Pertanto possiamo utilizzare questa mascherina con o senza filtro. Per le misure, le vedrete durante questo video tutorial, ovviamente vi ricordo che le potete trovare scritte anche in info box. La misura c'è sia per la taglia adulto sia per la taglia bambino. Prima di entrare nel vivo di questo video tutorial, vi ricordo di cliccare un bel pollice in alto su questo video e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per stare sempre sintonizzati su tutte le mie pubblicazioni. Il materiale occorrente. Avremo bisogno di due elastici da 35 cm l'uno per la misura adulto. Le misure bimbo le trovate descritte nell'info box qui sotto. Avremo poi bisogno di un rettangolo alto 20 cm, largo 25 cm. Ci serviranno due rettangoli per la fodera interna, larghi 19 cm, alti 14 cm, 19, 14. Spilli, piano da stiro, ferro da stiro, macchina da cucire. La tasca interna portafiltro. Per lavorare le tasche portafiltro dobbiamo risvoltare il nostro piano da stiro e trasformarlo in un piano da taglio. Trovate il video tutorial dedicato alla costruzione di questo progetto linkato in info box. Avremo poi bisogno di tracciare il margine di cucitura di 1 cm aiutandoci anche con il piano da stiro portatile da una soluzione veramente comoda che ci aiuta a tracciare, a maggior ragione anche in trasparenza, magari quando abbiamo dei tessuti leggeri, il margine di 1. Ripeto il margine anche sull'altro pezzetto di tessuto e vado dunque ad applicare un altro margine di 1 cm pronto per essere stirato. Ora cucio a mezzo centimetro una semplice cucitura a punto dritto qui e cucio un'altrettanta cucitura a punto dritto a mezzo centimetro dal ripiego qui. Applicazione della tasca filtro alla mascherina. Piego a metà la mia mascherina esterna, esercito una pressione con i polpastrelli delle dita e traccio eventualmente con la saponetta il centro della mascherina stessa. Prendo poi la tasca interna della mia mascherina di tessuto, ripiego al suo centro per trovarne appunto il centro e la posiziono dritta contro dritta. Punto alcuni semplici spilli per fissarla. Effettuo la stessa operazione dall'altra parte, per cui individuo il centro della mia sacchetta tasca filtro, lo posiziono esattamente dall'altro lato e lo appoggio esattamente sopra. Effettuo alcune semplici spillature anche in questo punto e procedo dunque con una semplice cucitura a punto dritto di 1 cm. E di 1 cm dal margine della cucitura, effettuando una salda all'inizio e alla fine della mia lavorazione.
Ora che ho cucito la tasca filtro, risvolto esternamente la stessa e vado a stirarne il margine di ripiegatura sia da questo lato sia dal suo lato gemello. Risvolto poi il tessuto e ripiego internamente la tasca filtro stirandola sia da questo lato sia da questo, ottenendo dunque le tasche filtro sovrapposte ben stirate. Ruotiamo il piano da stiro, lo trasformiamo in piano di taglio e andiamo a spillare il sacchetto tasca interno affinché non si muova con l'ausilio di alcuni semplici spilli. Andiamo poi a rovesciare nuovamente il nostro cartamodello di mascherina ed effettuiamo le pieghe come indicato adesso. Le pieghe della mascherina. Abbiamo i due spilli posizionati qui che tengono fermi il sacchetto tasca interno, la fodera, il tessuto porta filtro della tasca. Dobbiamo utilizzare la saponetta ed effettuare una prima tracciatura a 4 cm, una seconda tracciatura a 3 cm, poi a 1,5 cm, nuovamente dobbiamo tracciare 3 cm. Dobbiamo segnare ancora 1,5 e gli ultimi 3 cm di linea tracciata con il trucco e parrucco della saponetta. Vi consiglio la saponetta con sapone di Marsiglia perché con una semplice svaporata di ferro da stiro scompare il suo tratto. Ruotiamo il piano da stiro, lo trasformiamo nuovamente in un piano da stiro e andiamo a ripiegare esattamente in questo modo. Questa piegolina, poi questa piegolina. E magari ci aiutiamo con l'ausilio di un paio di spilletti e andiamo a stirare il tutto. Ora che abbiamo stirato, risvoltiamo la nostra mascherina e andiamo ad effettuare una cucitura a mezzo centimetro dal margine della fodera azzurra, qui, e un'altra cucitura a mezzo centimetro a punto dritto dal margine della fodera azzurra. Ora che abbiamo cucito il semplice punto dritto su questo lato della mascherina e corrisponde esattamente al mezzo centimetro qui e al mezzo centimetro qui, andiamo a cucire e prima stirare la ripiegatura esattamente in questo modo del tessuto esterno della nostra mascherina. Prima, in un primo passaggio per andare a fissare la prima stiratura, poi in un secondo passaggio per rientrare completamente della ripiegatura del tessuto e fissare eventualmente alcuni spilli per tenere ferma la piegatura. Un'altra cucitura proprio a filo a mezzo centimetro sia di qua. Ripetiamo l'operazione anche da questo lato. Gli elastici della mascherina. Ora che la mascherina interna la riconosci perché è azzurra e anche il suo sacchetto filtro interno, ora che la mascherina interna è pronta ed è perfettamente predisposta anche nella cucitura, puoi intervenire per inserire il nastro elastico. Ti basterà avere un piccolo spillino, una spilla da baglia, spillarvici il nastro elastico e andare a passare il nastro elastico lungo la scanalatura lasciata esattamente dalla cucitura che abbiamo appena effettuato. Ed ecco qui che esce l'elastico ed è pertanto pronto per essere annodato nella nostra mascherina. Vi consiglio di provarne prima la lunghezza facendo un nodino molto morbido per poter dunque avere la posizione corretta della vostra mascherina. Dopodiché tirate bene 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 l'elastico e andate eventualmente a tagliarne l'eccesso. Passate internamente l'elastico in questo modo qui e voilà, la vostra mascherina è pronta per essere assemblata con l'elastico anche dall'altra parte e guardata nei suoi dettagli finali.
Ed ecco qui la nostra mascherina terminata. Dal lato diritto vediamo il lato azzurro perfettamente piegato con una doppia cucitura frontale e l'elastico personalizzabile per ogni misura, e soprattutto l'elastico è sostituibile dopo tanti lavaggi. Possiamo infatti lavare questa mascherina in lavatrice ad alte temperature e continuare a ristirarla tutte le volte che vogliamo per ridarvici la piega. E questa è la tasca filtro, comodissima all'interno per potervi riporre un eventuale filtro. Voilà, la tasca filtro è perfettamente chiusa e possiamo dunque utilizzare la mascherina in tutti i diversi colori e con tutte le diverse lunghezze di elastico. Quale mascherina vi piace di più? Quella blu, quella gialla, quella a fiori grigia? Ditemelo nei commenti e soprattutto provate a realizzare questo simpatico cartamodello con la possibilità di personalizzare l'elastico in base alla vostra misura. Bene cuci amici e cuci amiche, io vi ringrazio di cuore per aver condiviso con me questo video tutorial di oggi. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in alzato su questo video e mi raccomando iscrivetevi al mio canale per restare sempre sintonizzati su tutti i miei scatti di quotidianità creativa e sartoriale. Un abbraccio sartoriale dalla vostra Sara Poiese.